Molto bene, mi dicono che siamo live, ma la domanda è sempre quella: è vero davvero? Siamo live sul serio? Quindi aiutatemi a capire se intanto vedete la videata introduttiva, se mi sentite. Io tra pochissimo, dopo il mio controllo tecnico, sapete, solito, tra le varie piattaforme, tra i vari social, arrivo da voi. Quindi, mi raccomando, appena entrate, datemi un ciao, io vi darò il mio miglior benvenuto. Eccoci qua, adesso vi faccio vedere anche la mia facciottina con ogni riccio un capriccio umidiccio. Buongiorno, buongiorno. Sapete che oggi sto cercando di prendere la giornata umidiccia nella miglior maniera possibile, quindi essendo io pacatamente meteoropatica, ok, comunque subisco l'influenza del meteo, diciamo che un po' è colpa dell'essere umano, un po' è colpa del fatto che sono donna, quindi la prendiamo come viene, ma io ci metto tutta la positività che posso perché è una decisione mia personale per il mio bene. Quindi buongiorno e benvenuti. Quest'oggi abbiamo una rubrica dell'alimentazione consapevole super mega ricca cicciottosa. Io ho i punti sintetici e già non ci stanno su un foglio. Quindi io e Francesca vedremo se ci stiamo nella puntata di oggi o se magari è il caso di trattare qualche domanda più specifica nella prossima settimana. Valuteremo un po' cammin facendo perché né vogliamo correre né vogliamo darvi un contenuto troppo dispersivo, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. Io vedo una Raffaella, benvenuta Jasmine, benvenuta Marina, ho visto bene, ti ho vista. Mi raccomando, io vi vedo in linea perché sto vedendo che è iniziata ad entrare, aiutatemi a salutarvi e a darvi il mio miglior benvenuto qui con noi. Allora, io ho anche provato, tra l'altro, Lost Chat, quindi anche Francesca dovrebbe avermi letto. Ok, eccoci, ecco le mie dosine. Allora, benvenute anche a Simona, benvenuta anche a Clara. Vi vedo benissimo. Mi raccomando, accettiamo, quindi siamo ben disposte per le domande in diretta. Avete la possibilità di avere un tecnico e una nutrizionista a vostra disposizione, quindi mi raccomando, aiutateci ad aiutarvi. Io è arrivato il momento di dare anche il mio benvenuto alla mia ospite. Entrare in linea con noi, Francesca. Ecco Francesca. Eccoci, saluto il gruppo di Facebook di Benessere Dojo, saluto tutti i dogini. Ciao Francesca, grazie di essere di nuovo qui con noi per portare la tua saggezza per oggi su un argomento in realtà che abbiamo cercato di fare specifico, ma che bello cicciottoso. Eh sì, molto cicciottoso, perché dipende sempre un po' tutto da come appunto si intende il digiuno. Benissimo, allora cerchiamo innanzitutto magari di chiarire all'inizio, quindi partiremo dalla super parte e di chiarire i primi dubbi. Quindi nel frattempo do anche il benvenuto a Cinzia, a Sasha, a Barbara, benvenute, sono contentissima di avervi qui con me. Benissimo, allora oggi parliamo del mega mondo del digiuno e quindi ti chiedo innanzitutto: digiuno, che cosa si intende? Perché in realtà nell'ottica solo della parola si può intendere sia una roba positiva che negativa. Quindi come la vediamo? Come vediamo il digiuno dal punto di vista proprio della nutrizione? Allora, innanzitutto può essere, la maggior parte delle persone se sentono digiuno si spaventano e scappano, quindi è più associato un'ottica un po' negativa, associato un po' a un pensiero negativo. In realtà tutto dipende da cosa si intende per digiuno. Il digiuno che è legato alla nutrizione in realtà non è un vero e proprio digiuno, ma è un po' diverso, nel senso che si intende digiuno una restrizione calorica molto molto importante. Questo è un tipo appunto di digiuno, quindi quella in cui io mangio pochissime calorie, sono tra le 800 e le 1000 calorie, e effettivamente mangio davvero poco e lo faccio per un periodo ristretto di tempo. Questa è anche un'altra cosa importante. La dieta
classica, diciamo, del digiuno, la dieta minima digiuno, che è quella praticamente che segue Walter Longo, per chi lo conosce, che è un neuroscienziato, che è praticamente è un ricercatore nel reparto di oncologia, ha visto un po' una situazione tra la riduzione di insorgenza di tumore, oppure comunque un miglioramento in questo senso, e un digiuno fatto per breve tempo. Questo breve tempo sono appunto questi 5 giorni, oltre il quale 5, non di più. 5 giorni molto restrittivi, quindi fatti neanche sempre, nel senso vanno fatti in una persona sana, possono essere fatti 2 volte l'anno. Quindi ogni 6 mesi prendere, fare questi 5 giorni di digiuno e praticamente per poi passare piano piano a reintrodurre tutti gli alimenti e mangiare normalmente. In realtà, diciamo che Walter Longo non è proprio per una dieta mediterranea classica, ma poi è collegata anche a una dieta un po' vegetariana, dove si può mangiare il pesce, ma non tanto di più. Quindi anche lì, diciamo che ha una visione un po' sua, un po' restrittiva, non è proprio molto libera come tipo di dieta. Mm-hmm. Diciamo che le cose positive in appunto questo tipo di approccio, che è appunto la dieta minima digiuno, è proprio il fatto che non mangiando per un tot di tempo, mangiando comunque molto poco, si fa sì che noi iniziamo a stimolare un po' il sistema immunitario, dei marker infiammatori che normalmente si creano vanno a ridursi e si ha anche la rigenerazione di alcuni tipi cellulari, quindi avviene anche una sorta di apoptosi, quindi di morte delle cellule cattive e rigenerazione in cellule appunto un po' più buone, ecco, si aggiustano gli errori. Quindi in realtà è un processo strong, quindi non è una robetta super leggerina, quindi andrebbe anche trattata con attenzione. Non dovrebbe essere una cosa fatta a caso e non è per tutti. Quindi questa è una cosa importantissima, le persone in allattamento, in gravidanza, persone che comunque magari hanno problemi di disturbo del comportamento alimentare, quindi bulimia, anoressia, diciamo che si possono andare a innescare dei meccanismi in cui uno non capisce bene più tanto cosa è sano, qual è la giusta educazione alimentare e come poterla seguire. Quindi questo è un po' il rischio, questo è il motivo per cui determinate categorie non va assolutamente bene. Stessa cosa magari per gli anziani, che magari già sono un po' deboli, bucci senza forze, magari non è proprio adatto fare questo tipo di dieta. Oppure alle persone diabetiche, che magari fanno insulina, prendono farmaci per la glicemia, avendo una restrizione comunque importante anche di carboidrati, diciamo che questo va a influire, ecco. Uh-huh. Dieta minima digiuno, abbiamo detto, vi facciamo giusto il ricapitolo, 5 giorni, uh-huh. Dopo questi 5 giorni io piano piano reintroduco gli alimenti e in modo tale da poi fare una dieta che sia comunque sana ed equilibrata. Diciamo che questo tipo di dieta viene fatta, in realtà viene garantita tutti questi effetti benefici, mm-hmm. Secondo i protocolli che ci dà Walter Longo, nel senso che esiste un kit che si prende, dove ci sono tipo zuppe di pomodoro, zuppe di funghi, e tu mangi proprio quello che c'è all'interno del kit, in modo tale che sia già super bilanciato a livello di vitamine e sali minerali. Quindi vitamine, sali minerali, anche in generale appunto un po' di proteine, in modo da non far venire comunque un catabolismo muscolare, perché poi anche quello è il rischio. Per gli sportivi bisogna capire se effettivamente può essere il caso di depurarsi quella volta l'anno oppure no. Sicuramente non basta 5 giorni per distruggere tutto il lavoro che magari uno fa durante l'anno, quindi se uno desiderasse farlo, può anche farlo. Naturalmente bisogna capire un pochettino quali sono appunto i limiti e quali sono le cose positive. Diciamo che comunque, dimmi. Un secondo, Francesca, perché
a volte, e lo comunico a tutti, Facebook non sempre dà la notifica dell'inizio della live, anche se vi siete prenotati sopra, e a volte, soprattutto perché mezzo mondo è live in questo momento e abbiamo le connessioni sovraccariche, non sempre ci riuscite a vedere nel momento esatto. Quindi, se casomai vi buttasse fuori, non ci riuscissimo, qualsiasi cosa, mi raccomando, per i dojini scrivete i gruppi, perché io mi sono recuperata Wanda. Ciao Wanda, benvenuta. L'ho ritaggata, abbiamo trovato il modo di... Perfetto. Quindi, ahimè, non è un problema né del gruppo di benessere, né della piattaforma di BeLive che utilizziamo, è proprio il signor Facebook che... ahimè, è sovraccarico, quindi ci può stare. Quindi, per chi entra adesso, mi raccomando, la live viene salvata sia qui, sia su YouTube, e viene poi inserita sulla nostra piattaforma. Quindi avrete occasione, qualora ci fosse volontà, di recuperare i contenuti. Benissimo, scusami Francesca, ma volevo fare il recap. No, ho fatto bene, fatto benissimo. Benissimo, quindi abbiamo detto 5 giorni ogni 6 mesi, poi con reintroduzione piano piano, quindi... Sì. Va gestita, mi hai detto, secondo anche delle dinamiche che Walter Longo ha dato, quindi non va esatto, in maniera, non si tratta di vedere cosa ho a casa, mangio poco e niente di quello che ho a casa e faccio i miei 5 giorni di digiuno e mi depuro così, no, questo è sbagliato, gli effetti positivi si sono visti appunto seguendo proprio quel protocollo, mangiando quelle determinate cose. Diciamo che magari c'è anche un modo per farlo a livello di alimenti, però naturalmente non puoi farlo tu a casa, devi essere seguito da qualcuno, ok? È sempre più complicato farlo, perché poi magari devi avere l'estrattore in modo tale da non sovraccaricarti, perché quello che si può mangiare alla fine sono qualche grasso e è giusto, basta, un grasso, basta in realtà, e fibre e verdura. Quindi anche lì, visto che le verdure se ne devono mangiare a quantità per riuscire ad assumere tali minerali e vitamine, diciamo che anche lì, se non hai un estrattore, le troppe fibre possono farti male e puoi non riuscire a digerire determinate cose. Quindi anche per questo diciamo che non può essere sempre fatto così a caso, ecco. Quindi diciamo che ci sono delle linee guida e dei protocolli specifici che poi devono essere valutati ad hoc, quindi al caso, a seconda io come rispondo, io Germana, io Francesca, io essere umano unico nell'universo, va poi valutato il proseguo, quindi mi raccomando, attenzione. Non fate da autodidatti. Volevo anche aggiungere un'ultima cosa riguardo a tutti gli esperimenti e tutti gli effetti benefici della dieta mimma digiuno che ha riscontrato Walter Longo, è che tutti questi esperimenti sono stati fatti per lo più su topi. Quindi, ora, non siamo uguale dei topi, quindi bisogna tenerlo in considerazione questa cosa, usando come modello appunto quello dei topi, magari per determinate cose si possono riscontrare anche nel modello umano, ma non è detto. Sono stati fatti dei piccoli esperimenti sul modello umano, però naturalmente è più difficile valutarne la lunghezza perché si tratta di ridurre l'insorgenza di malattie come diabete, obesità, malattie del sistema, cioè le malattie autoimmuni, quindi che riguardano il sistema immunitario. Stiamo parlando comunque di ridurre l'insorgenza di tumori, quindi sono tutte cause che sono anche multifattoriali, non sono facili da capire se è l'alimentazione, se è lo stile di vita, se è dove vivo, cioè ci sono tutta una serie di cose che bisogna tenere in considerazione. Quindi, questa ci tenevo a farla come premessa, una cosa farla sui topi, sugli umani sono stati fatti degli esperimenti, però l'esperimento che è stato fatto è su un gruppo di 100 persone. Ah. Per chi non se ne intende tanto di lavori scientifici, 100 in realtà sono davvero poche, perché comunque non ci dà una statistica così importante da dire assolutamente fa benissimo oppure no. Quindi stiamo attenti soltanto da questo punto di vista e, ripeto, anche per la questione catabolismo meno muscolare, nei topi si è visto che comunque non c'era una perdita di... c'è Bruno che sale, le scale, cane. Non c'è una perdita di muscoli importante, però anche lì bisogna sempre vedere, poi ripeto, bisogna vedere anche cosa si mangia in questa specie di digiuno, questa mima digiuno. Ecco, quindi
attenzione, mi raccomando, se avete piacere o se avete già testato, perché io so che alcuni ci seguono perché magari hanno già testato qualche cosina, sempre con il concetto dell'ascolto di noi, magari cogliamo i pro e i contro e parliamone anche solo qui con noi per avere qualche consiglio in più. Posto che questa non è sede di consulenze, quindi vale per l'alimentazione, vale per l'allenamento, vale per la naturopatia, vale per tutto, però magari posso portare la mia esperienza e posso dire questa roba qui può capitare oppure no, quindi fatevi avanti. Più che altro il digiuno è proprio una cosa abbastanza tosta e importante, quindi soprattutto questo tipo di digiuno qua, come lo intende Walter Longo, quindi questa dieta mimo digiuno, soprattutto in questo caso è veramente importante essere seguiti e non fare le cose a caso, perché sennò si rischia di star male, svenire, finire in ipoglicemia, ci sono tutta una serie di cose che poi possono andare male. Ecco. Fare paradossalmente al posto che magari un lavoro molto interessante, invece un pasticcetto, quindi... La cosa che ti volevo chiedere è, quindi esistono dei tipi di dieta che si appoggiano sulla teoria del digiuno? Come viene gestita la versione dieta con il digiuno? Allora, ci sono dei tipi di dieta che si avvalgono di quello che è stato scoperto appunto da Walter Longo, però non facendo un vero e proprio digiuno, quindi questi 5 giorni in cui si mangiano quelle 800 calorie derivanti da grassi e da verdure, ma facendo un altro tipo di dieta che si chiama digiuno, ad esempio, intermittente. Il digiuno intermittente che cos'è? È una dieta che è temporizzata, diciamola così, un digiuno temporizzato, nel senso che ci sono 16 ore di digiuno e 8 ore di alimentazione. Normalmente si fa questo tipo di gap 16-8, poi in realtà ci sono altri tipi di dieta che anche questo si basa sempre su alternanza tra momenti in cui si può mangiare e momenti in cui appunto si fa il digiuno, e variano un pochettino, però il principio è sempre lo stesso, cercare di ridurre sempre di più il periodo in cui si può mangiare, nel restante periodo fare il digiuno. Benissimo. Quindi questo è proprio a tempo, in un momento sì e nell'altro momento no. Io so che erano arrivate anche delle domande specifiche, in particolare da tre dogine sul digiuno intermittente, quindi mi raccomando, se ci state seguendo live, siamo aperti a domande più specifiche, quindi solo non parlare in generico del digiuno intermittente, ma qualche cosina di più. Se ci seguite in differita, nessuna paura, potete mandare poi le vostre domande al numero del dojo o commentare dopo e noi vi recuperiamo. Promesso. Quindi digiuno intermittente, sì. Ha pro e contro, cioè se devo consigliarlo a qualcuno. Anche lì, secondo me, i casi di prima, come disturbo del comportamento alimentare, come diabete, problemi, non so, anche una donna sotto ciclo, magari, ecco, non è il momento migliore, perché comunque ci sentiamo più deboli, siamo più debilitate, quindi magari in quei momenti fare il digiuno meglio di no. Quindi queste sono le persone a cui sicuramente non va bene, quindi sono più o meno le stesse della dieta mimo digiuno. È molto meno impattante, la senti molto meno la fame, perché comunque in genere per fare le 16 ore di digiuno non si fanno durante il giorno, ma si fanno magari, comunque si usano le ore della notte, quindi mentre tu dormi naturalmente non mangi, quindi si usano quelle ore lì cercando di anticipare un po' la cena oppure di mangiare, saltare la colazione, o ci sono altre persone che invece non saltano la colazione ma saltano appunto la cena. Dipende tutto questo anche un poco da come sei fatto, come sempre. Quindi ci sono persone che avranno proprio bisogno, avranno proprio la necessità di fare colazione per poter andare avanti, per poter svolgere tutte le normali cose che abbiamo da fare durante la giornata. Ci sono altre persone che invece appunto possono saltarne tranquillamente, però se vanno a letto senza cena stanno tutto il tempo lì a pensare, oh mio Dio, non ho mangiato, ho fame, non riesco a dormire. Quindi diciamo che tutte queste cose sono naturalmente da tenere in considerazione per capire nel caso se saltare la colazione o la cena.
Quindi si deve valutare un pochettino come gestirla anche secondo le proprie abitudini, i ritmi della giornata. Te lo dico subito perché potrebbe essere utile al proseguo del cappello. Simona ci dice: io ad esempio mi trovo bene ogni tanto a saltare le cene, a volte la colazione, quindi l'ha già un po' testato su di sé e sa già che su di sé va. Ci puoi dire a proposito di questo, del ogni tanto fare così, quindi esempio specifico. Esempio specifico, diciamo che va anche bene, nel senso che non per forza ci deve essere, bisogna fare tutto in maniera rigida, quindi io ho iniziato a farlo, sto facendo digiuno intermittente, devo per forza farlo per un mese. A volte uno può averne anche bisogno in determinate occasioni, in determinati momenti, però anche lì dipende molto da come sei fatto, perché se poi io mi trovo a saltare la cena o la colazione, quindi per questo io alcune volte ho un po' i miei dubbi. Se salti magari troppo, cioè se salti colazione e cena senza troppi problemi va bene, se dopo, il giorno dopo oppure durante la giornata ti accorgi che mangi di più perché comunque hai fame, ti accorgi di avere quel senso di insoddisfazione continuo, allora anche lì forse è meglio evitare, però diciamo che se ti trovi bene nel fallo e non vedi aspetti negativi, quindi non ti viene fame dopo, non hai particolari problemi, fallo ogni tanto, anche non in maniera consecutiva, ma giusto, non so, magari vicino al weekend o cose del genere, può anche andare bene. Quindi tutto dipende naturalmente come si fa e cosa si mangia anche nel resto della giornata, in quelle famose 8 ore naturalmente, perché posso mangiare tanto, posso mangiare troppo poco, e quindi in tutti e due i sensi è una cosa che non va bene. Quindi ricordiamo che è un po' il concetto del conteggio delle calorie che abbiamo visto la scorsa puntata, anzi la puntata precedente, scusatemi, perché adesso siamo pieni di contenuti, inizio a fare un po' fatica anch'io. Certo. Quindi in questa puntata abbiamo parlato di alimentazione e sonno, puntata precedente, quindi 2 settimane fa, abbiamo parlato del conteggio delle calorie e Francesca ci ha aiutato a capire che non è solo il concetto del conteggio, quindi quanto fa quell'alimento lì e sopravvivere con la barrettina di Mars tutto il giorno, ma è anche l'alimento in sé e la qualità dell'alimento, quindi mi raccomando. Allora, io ti faccio andare un secondo avanti, nel frattempo mi leggo Wanda, così capisco. Io intanto mi è arrivata una domanda che è comunque inerente sempre proprio al discorso calorie, quindi faccio palla. Mi chiedono: in un deficit calorico a parità di calorie dimagrisco di più facendo i digiuni rispetto a una dieta mediterranea? Che è una bellissima domanda, molto curiosa. Ok, allora, la risposta a questa domanda è un po' dipende, nel senso, come al solito. Normalmente, se io faccio un deficit calorico, sia che sia digiuno intermittente, sia che sia una dieta mediterranea, normalmente più o meno si dovrebbero perdere gli stessi chili. Però c'è anche un però. Se io sono abituata sempre a mangiare in un determinato modo e faccio a volte un piccolo cambiamento, il mio corpo avverte questo cambiamento, lo riesce a notare e magari fa qualcosa di un po' diverso. Oltre al fatto che diciamo che la cosa positiva del digiuno intermittente a livello proprio di vantaggi è anche quello di fare un minimo un cambiamento ormonale, quindi aumentare un po' la sensibilità insulinica. Quindi determinate cose magari le avvertiamo in maniera un po' diversa. Quindi sì, a parità di deficit calorico, se io inizio da zero, quindi non sono a dieta e faccio il digiuno intermittente oppure faccio una dieta mediterranea, dovrei perdere peso in tutti e due i casi. Se da tanto tempo che sono a dieta e mi blocco, a volte il digiuno intermittente, provare col digiuno intermittente può essere quell'aiuto in più che magari cambiando un po' quel qualcosina mi fa sbloccare un pochettino il metabolismo, ecco. È il concetto della fase positiva del digiuno, che ti mette a un input differente dal solito e quindi ti cambia un pochettino i parametri del corpo e lui dice: ma proviamo a lavorare in maniera differente, quindi a volte ci può stare. Ad esempio Wanda ci porta la sua esperienza positiva, la mando in sovraimpressione, e ci dice: io con 16-8 saltando colazione ho riscontrato una buona energia e mi sento bene, mi gestisco poi secondo la necessità, quindi se ho fame in un determinato giorno magari non la faccio, cioè se si ascolta, quindi Wanda è già una docina, quindi ha già il concetto di ascolto di sé, consapevolezza di sé,
Bravissima, assolutamente. Io mi ricordo anche gli arrivi al dojo in concomitanza con la giornata del digiuno intermittente. Mi diceva: questa mattina sto proprio bene, cioè sento che le energie ci sono. Quindi questo è l'esempio positivo di una persona che però, lo sottolineo, si ascolta e cerca di capire un po' di che cosa ha bisogno. Quindi mi raccomando, senza stress, e non posso dirne che bene per ora, quindi super positivo per questa persona, per Wanda. Intanto stavo leggendo, anche qua c'è una testimonianza di qualcuno che lo fa. Io faccio digiuno intermittente da circa un mese, digiuno dalle 8 di sera alle 11 del giorno dopo e mi trovo molto bene. Sono molto più attiva al mattino e ormai non sento più la necessità di fare colazione. Ok, diciamo che come tutto, appunto, dipende anche dal resto che mando durante la giornata. Quindi se io poi mi alimento bene, cerco di introdurre determinate cose, visto che c'è anche un po' di catabolismo proteico durante il digiuno, magari faccio anche, introduco anche qualche proteina subito dopo, nel momento in cui introduco un po' qualche alimento, diciamo che effettivamente le cose positive, alcuni vantaggi possono esserci, quindi è molto personale, come in tutte le diete, però se uno si sente più energico, probabilmente è anche la scelta giusta, ecco. Allora, Valentina ci fa una bella domanda. Intanto saluto Valentina perché non l'avevo vista nei commenti precedenti, quindi ciao Valentina. Allora, non ho capito ogni quanto si fa il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente è un tipo di dieta, uno può farlo, non so, magari nel momento in cui io ho sgarrato, voglio un attimino ristabilire, modificare un po' con la mia dieta e tutto, allora magari lo faccio per un periodo. Però volendo uno può farlo anche, che ne so, quelle due giorni a settimana e fa quei due giorni a settimana. Cioè è molto relativo e dipende molto da come viene avvertito dalla persona. Benissimo. Quindi rispetto alla forma precedente del digiuno dello studio di Walter Longo, che diceva 5 giorni ogni 6 mesi, quindi una volta o due l'anno, sempre con parametri da rispettare tutto quanto, questo invece è un po' più versatile, quindi può essere utilizzato ascoltandoci. Ci fa poi un'altra domanda che però non so quanto sia a tema o se magari postarla per la prossima volta, perché ci tenevo poi a parlare del digiuno quando è esatto. Sì, anche per ancora del Ramadan, quindi esatto. È complicato, se no. Quindi alla precedenza Zinab, che ci aveva fatto già buon'anima 4 settimane fa la domanda sul Ramadan, quindi teniamo la dieta del gruppo sanguigno come appunti per o la prossima volta o la volta successiva. Quindi io quello che posso fare, se avete piacere, quando arriva una domanda specifica, mandarvi poi un messaggino sull'appuntamento della puntata specifica per rispondere alla vostra. Io anticipo soltanto una cosa: io sulla dieta del gruppo sanguigno non ci trovo molto fondamento scientifico e quindi per me è bocciata, quindi partiamo da questo presupposto. Nel senso che magari è meglio perché elimini determinati tipi di alimenti, però comunque non ci sono evidenze scientifiche per dire che se il medico non è più medico, anche lì il dottor Mozzi ormai credo che l'abbiano radiato, motivo forse c'è, quindi su questo io parto prevenuta, non so se vogliamo proprio fare un appuntamento su questo oppure no. Possiamo sempre parlarne e portiamo sia la base precedente, cioè quella per cui è nata la dieta del gruppo sanguigno, e dopodiché si mette giustamente il punto di vista della nutrizionista che parla, perché io ci tengo a dirlo, ogni professionista che invitiamo lo invitiamo perché crediamo sia nella persona che nella sua opinione professionale, e ognuno di loro vede giustamente la professione da un punto di vista. Come sapete, anche io credo in certi punti, certe forme di allenamento, in altre no. Anch'io mi occupo di un certo target e di un altro no. La stessa cosa loro, quindi ognuno di noi ha anche studiato la propria professione da un punto di vista. Quindi noi vi portiamo. Più che altro nel mondo dell'alimentazione ci sono alcuni studi che tutto contraddicono tutto, cioè nel senso, come Walter Longo magari è per le poche proteine in generale, quindi introdurne davvero poche, secondo me in alcuni casi le proteine ci vanno, soprattutto se una persona fa sport o anche solo per abbassare un po' l'indice glicemico, cioè ci sono determinate cose per cui
dipende un po' dal tipo di persona, se quel tipo di dieta può essere adatta oppure no. È tutto da valutare. Diciamo che tutto quello che abbiamo detto, che stiamo dicendo oggi sul digiuno, ci tengo a specificare che comunque è emersa questa cosa, gli studi sono tutti abbastanza recenti, quindi di provato non c'è nulla, non ci sono ancora abbastanza evidenze scientifiche. Sembrerebbe che comunque qualche effetto positivo effettivamente c'è, però ripeto, è lungo e poi dipende da quello che mangio dopo, perché se dopo mi faccio la salsiccia Perry, ecco, naturalmente tutti i miei benefici del antitumorale, generazione di sostanze, vanno un po' a farsi benedire, ecco. Ecco, diciamo che la base scientifica è importante, ma dipende anche con che approccio pratico quel dato, quella data risoluzione, che sia una dieta, che sia il digiuno, mi raccomando, e anche lo stato mentale con cui l'approccio. Sì, ma anche perché veramente dipende da persona a persona. E io penso che saltando colazione e cena finisco tutto il tempo per pensare al cibo, quindi personalmente ad esempio so già che per me non sarebbe adatta, perché mi ritroverei a mangiare di più in altri momenti. Ci sono altre persone che invece riescono appunto ad avere addirittura più energia, a non sentirla tanto questa cosa, e quindi per loro è assolutamente un tipo di dieta adatta, cioè facendo tutti i calcoli della giornata, mantenendo il proprio fabbisogno e soprattutto non riducendo troppo, perché se io riduco troppo anche lì il metabolismo, come avevo detto la scorsa volta, si rallenta. Quindi altra cosa importante, se faccio tutte queste accortezze comunque nel resto della giornata, mangio in maniera adeguata e mantengo le mie calorie, assolutamente va benissimo, ecco. Quindi ecco, lo sottolineo perché so che a volte cadiamo nell'eccesso opposto. Non è che la prevenzione sia sempre ottimale, anche questa va gestita con ascolto di noi, non la pianterò mai di dirlo, perché devo capire quando sto sfociando nell'opposto, quindi quando quella piccola privazione che doveva essere temporizzata e ascoltata in senso positivo, magari mi dà il contrario, quindi inizio a sfasare il mio metabolismo e arrivo addirittura a fare l'inverso, quindi accumulo invece di andare a dare un input positivo. È lì sì che magari rallento un po' la tiroide, è lì sì che perdo appunto muscolo, quindi ricordiamocelo, il deficit calorico ci deve essere, ma senza esagerare, soprattutto ben ponderato, ecco. Soprattutto se la sto usando per fare una dieta, anche lì magari non è la cosa giusta da fare. Se lo faccio perché mi fa star bene, mi fa essere più energica e nel resto della giornata alle 11, come appunto scrive appunto su Instagram questa ragazza, inizia a mangiare, lì mangia magari normalmente facendo una specie di brunch, magari fa uno spuntino un po' più abbondante e mi mangia normalmente in tutta la giornata, va benissimo. Se faccio, cioè se levo troppe calorie, poi diventa problematico nel momento in cui si possono avere carenze soprattutto. Quindi allora c'è poi, perché io vi sto guardando anche le domande, allora Wanda ci dice poi che per lei è proprio una forma di digiuno terapeutico. Allora in realtà il digiuno è ben visto anche dal punto di vista energetico nello yoga. Quindi il digiuno seguendo le lune, vi prego, quindi ne possiamo riparlare anche da quel punto di vista, perché anche la luna ha il suo peso dal punto di vista corporeo, quindi se lo voglio fare lo faccio prima con i crismi dell'alimentazione e poi anche a questo punto approfittando delle lune, si ha anche un risvolto positivo dal punto di vista energetico. Quindi quello che si ha di bene nel corpo, che è uno stimolo diverso, sia anche dal punto di vista delle energie, quindi assolutamente io da questo punto di vista concordo. Ciao Francesco, benvenuto. Allora, comunque dell'infiammazione che dicevo. Esattamente, io vedo Facebook user sempre, quindi adesso arrivo. È sempre Wanda, ed è per quello che cercavo di capire se metterla in sovrimpressione o no. Attenuare l'infiammazione, però magari lo teniamo per un'altra volta. Secondo me potrebbe essere interessante approfondirlo un po' meglio. Comunque sì, sicuramente il digiuno intermittente, appunto, mi abbassa i marchi infiammatori, quindi questo sicuramente può essere utile nel tuo caso, su questo non ci piove. Sui latticini, cereali e legumi, secondo me forse può essere utile approfondirlo un po' meglio, ecco, non buttare lì delle cose un po' a caso.
Io intanto lo scrivo, perché lo sapete, scrivo la qualunque, quindi mi scrivo che lo approfondiamo nuovamente, perché di spunti positivi ce n'è un miria. Quindi senza correre e dire una robina piccola che poi non so come applicarla, preferisco stressare Francesca e chiederle il tutto su un unico argomento. Quindi, benissimo. Io ti direi, e do il benvenuto anche a Christian che vedo in linea, di continuare sulla nostra linea, quindi sui miei punti. Ok, allora, rigidità anche, dovevamo parlare del concetto del magari il digiuno quando diventa. Ok, quindi quello che avevamo, cioè che volevo farvi passare un po', l'abbiamo già accennato. Il punto è che non per forza uno deve stare lì al minuto e oh mio Dio, non può, manca ancora 5 minuti alle mie 16 ore di digiuno, come farò mai? Cioè, si può bypassare questa cosa, ovviamente, ok? Naturalmente, infatti, proprio seguendo questo principio, ci sono anche appunto dei digiuni intermittenti che magari fai il digiuno di 12 ore, ad esempio, quindi sono anche un po' più ridotti. La cosa è che dopo le 12 ore, comunque le scorte di glicogeno, quindi di zucchero nel sangue, vanno ad esaurirsi e quindi di conseguenza il mio organismo deve un attimino stare sull'attenti. Quindi il principio base è un po' quello. Quindi non siamo rigidi a vedere l'orario, anche se capita quei 5 minuti prima perché abbiamo fame, va benissimo, ecco. In più, come abbiamo detto, può non essere fatto tutti i giorni, quindi se mi sento un giorno in cui, magari tornando al discorso della scorsa volta, ho dormito male, ad esempio, così almeno colleghiamo anche tutte le varie cose, colleghiamo i puntini, naturalmente magari fare il digiuno intermittente, mettersi un altro carico di stress può non valerne la pena, ecco, anzi, siamo attenti a quel che mangiamo, perché già quando dormiamo male il giorno dopo abbiamo più fame, quindi già c'è quello. Se facciamo anche il digiuno finisce che nel momento in cui possiamo mangiare a volte peggio, quindi è da tenere in considerazione questa cosa, ecco. Benissimo, perfetto. Comunque, ad esempio, qua mi scrivono che come colazione barra spuntino mangiano latte vegetale, frullato, semi di lino, burro d'arachidi, quindi, cioè, comunque non vuol dire, anche perché la persona probabilmente non deve perdere peso, quindi per fare una norma calorica bisogna comunque integrare in maniera più completa possibile, quindi con un po' di, appunto, fiocchi d'avena, quindi un po' di carboidrati, un po' di grassi buoni, è un minimo di fonte di proteine, che tra l'altro sono sia nella frutta secca, sia magari nel latte normale, oppure quello vegetale, vabbè, a parte quello di soia, gli altri ce ne poco, però. Ok, quindi anche il pasto poi dopo questa intermittenza, quindi questa pausa, può essere valutato anche un attimino con calma. Certo, certo, sì sì. Deve essere un attimino, bisogna capire come recuperare un poco, anche perché, ripeto, se abbiamo anche problemi di, cioè stiamo facendo, cercando di aumentare la massa muscolare, per dire, magari qualche proteina in più ci serve, ad esempio. Quindi tutto è un po' relativo, ecco. Benissimo, ok. E ti chiedo, nell'eventualità che, se non hai altre domande anche su Instagram, se no dimmi tu. No. Benissimo. Sto leggendo l'ultima che hanno scritto qui. Esatto, che è sempre Wanda che ci dice che proprio i cambiamenti devono essere portati dall'ascolto di sé, che è quello che stiamo dicendo. Sì, io tendevo comunque fonte di stress, non tanto a livello psicologico, ma comunque il nostro corpo ha una fonte di stress nel momento in cui tu non introduci determinati tipi di alimenti, che poi il nostro corpo può trasformare gli stress positivi cambiando e facendo venire determinate modificazioni, ok, però minimo quello stress c'è. Quindi se magari ci sono tutta una serie di cose, un periodo particolarmente stressante e tutto, non è quello magari il momento giusto per mettersi a fare il digiuno intermittente, ok? Bisogna valutare e capire. Benissimo, quindi il concetto è questa cosa, perché lo stress a volte uno pensa soltanto a quello psichico, no, il nostro corpo è già in una dieta normale, mediterranea, ipocalorica, già quello è una fonte di stress per il nostro corpo. Quindi anche per quello che dopo un po' magari uno fa fatica, il cortisolo aumenta, ci sono tutta una serie di modifiche a livello ormonali che dopo un po' subentrano. Quindi per me stress era inteso proprio a livello corporeo di cellule. Ecco, diciamo che
lo stress è positivo, nel senso non solo nell'alimentazione, ma anche nell'allenamento. Cioè, l'allenamento è un piccolo stato stressorio e infiammatorio, piccolo, che deve essere valutato e dosato su quello che faccio io, su quello che sono io, su quello che voglio io. Quindi persino l'allenamento, che sia il più soft del mondo, davvero il più soft dell'universo, comunque mette alla prova l'organismo. Perché? Perché gli sta insegnando una cosa nuova: a lavorare in maniera migliore, a muoversi in maniera migliore, a costruire una massa magra migliore, quindi comunque è una piccola fonte di stress, quindi sì, ci sta. Poi quello di stress diventi positivo, perché magari è quello stress proprio che mi permette di aumentare la massa muscolare, ad esempio, ok, va benissimo, però comunque è una fonte di stress, quindi ripeto, anche lì c'è anche tutta una questione, tornando sempre alla nostra insonnia allenamento fisico. Magari non riesci a crescere tanto di massa muscolare se non dormi niente, cioè dormi poco la notte. Quindi ci sono tutta una serie di cose che magari poi si sommano, semplicemente. Sempre tornando al fatto che l'essere umano è fatto di vasi comunicanti e non di scatoline chiuse con l'attac. Quindi mi raccomando, a concepire allenamento, alimentazione, sonno, cioè siamo un'unica realtà, non voglio replicare il Re Leone, però effettivamente è proprio così. Il corpo umano non è detto che risponda all'alimentazione in maniera ottimale quando non ti stai muovendo con una certa logica, ed esattamente la fase contraria. Quindi oggi ho ricevuto, tra l'altro, nei commenti in risposta al mio minuto di allenamento di questa mattina, una ragazza mi ha chiesto: io voglio arrivare ad avere l'addome così, che allenamento, che esercizi posso fare? È molto complicato, cioè, e sarebbe bellissimo per noi, sia per me che per Francesca, dare la risposta precisa. Che magica, poi, no, nel senso che lì sono tutta una serie di cose. Io adesso non ho visto la foto dell'addome che voleva la ragazza. No, non è una foto, non è assolutamente una foto, però mi racconta. Però dico, le persone scolpite, con l'addome scolpite, magari hanno una determinata composizione corporea, quindi magari, ad esempio, le persone androidi è difficile che avranno l'addome scolpito, cioè androidi sono le persone un po' più mela, per capirci. Quindi già ci sono tipologie di persone che magari fanno un po' più fatica. In più, per vedere proprio l'addominale, la percentuale di massa grassa deve essere davvero tanto, tanto bassa. Quindi non è che magari quell'addominale non c'è, ma è magari nascosto un pochettino da un minimo di strato adiposo. Quindi questa cosa per gli uomini, che magari a volte si fissano sulla tartaruga, sì, però deve arrivare veramente a livelli bassi, bassi, bassi di attività fisica. Ecco. Poi di nuovo, alcuni tipi di corpi non è detto che raggiungano quell'obiettivo in maniera ottimale, cioè non è detto che questa roba ci faccia poi bene averla, quindi è tutto relativo. Era proprio il concetto di: magari voglio qualcosa, bisogna valutare nella complessità dell'argomento. Quindi siamo a Ramadan, secondo me, se no qua. Bellissima, esatto, quindi avendo altre domande, giusto? E coglierei l'occasione per poi, piuttosto le domande non rispondiamo questa volta, ma le teniamo per la prossima, che abbiamo già una serie di appunti. Quindi passiamo all'argomento che è anche una domanda specifica, quindi rispondiamo anche alla domanda specifica. Dopo aver fatto parentesi stress corporeo, che però mi è piaciuta tanto, quindi è tempo ben investito, ti chiedo: il digiuno, quando invece non è un desiderio mio di voglio questo corpicino, voglio riavviare l'organismo, voglio, ma è proprio legato a una credenza religiosa. Quindi io non solo voglio rispettarlo, ma è un po' anche io devo rispettarlo. Cosa ci puoi raccontare su, ad esempio, un megamondo che è quello del digiuno e Ramadan? Ok, allora, il Ramadan può essere un po' considerato come un digiuno intermittente, nel senso che comunque siamo molto vicini, quindi diciamo che alcuni aspetti positivi, in ogni caso, nel fare anche il Ramadan ci possono essere. La cosa a cui bisogna fare attenzione, allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, nel Ramadan non si può né bere né mangiare, dall'alba al tramonto. Quindi, in base al sole, appunto, se tramontare, finalmente possono bere qualcosa e mangiare. Il rischio principale è quello della disidratazione, quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista, perché al contrario degli altri digiuni in cui potevi bere tranquillamente, anzi meglio che bevi, qua non si può. Quindi nel momento in cui tramonta il sole, prima cosa che devo fare, un paio di bicchieri d'acqua, magari meglio che io li beva, ok? Fatto questo,
altro consiglio che mi sento di dare è magari prendere anche qualcosa che ti dia un po' di energie, quindi anche qualche zucchero un po' più semplice, quindi che ne so, uno o due datteri per dire, proprio per entrare anche un po' nel pratico. Altra cosa, ci sono normalmente due pasti nel Ramadan che vengono fatti, quindi la cosa importante sarebbe farli entrambi, perché poi a volte uno magari finisce che si dorme magari, perché l'altro mi sembra che sia abbastanza presto, comunque prima dell'alba sicuro, adesso non ricordo bene, mi sembra per le 3:30 di aver letto su internet, quindi molto presto, bisogna interrompere proprio il sonno per mangiare, magari qualcuno bypassa questa cosa, no, è molto importante farlo, ok? Quindi importante cercare di fare tutti e due i passi, anche perché sennò è difficile sia mangiare le calorie di cui abbiamo bisogno in un unico pasto e sia bere il necessario, quindi fare attenzione. Altra cosa da consigliare durante la cena, magari anche lì mettere sia un qualcosa tipo un pastato di verdure o cose di questo tipo, in modo anche lì da reidratarsi, mettere sempre una fonte di carboidrati, possibilmente appunto a basso indice glicemico, a questo punto quindi integrale, non cose salate, non cose fritte, non caffè e non tè, perché ci disidratano, ok? Le cose salate naturalmente ci fanno trattenere più acqua, le cose fritte idem, quindi mi raccomando, attenzione ai cibi che noi introduciamo, perché se io mi mangio il petto di pollo fritto, mi è arrivato proprio adesso un esempio, in questi giorni, diciamo che naturalmente non va bene anche proprio per l'acqua, ok? Quindi facciamo attenzione a queste cose, tè e caffè sono entrambi diuretici, quindi rischio magari durante il giorno di essere un po' più disidratata e quindi di sentirmi un po' più debole. Quindi attenzione veramente a questo punto di vista. Colazione, un po' come parlavamo prima, dopo le 16 ore di digiuno, comunque facciamo una bella colazione abbondante, perché non veniamo dal digiuno perché abbiamo mangiato la sera, però dobbiamo affrontarlo, un digiuno bello lungo, quindi anche lì fonte di proteine, fonte di grassi buoni, quindi introduciamo anche quelli, e una fonte di carboidrati. Come al solito, un po' di tutto in maniera adeguata, ecco. Quella è sempre la soluzione, un po' di tutto. Però ricordiamoci, idratazione è importantissima, quindi fare maggiore attenzione, introdurre un po' di tutto e cercare comunque di mangiare pulito, perché a volte i pasti sono comunque belli abbondanti e belli calorici e lì non c'è digiuno durante la giornata che tenga, nel senso non si dimagrisce. Se uno spera in quello per dimagrire, no, non funziona così, purtroppo ci facciamo solo del male, perché poi li accumuliamo anche in un periodo di tempo un po' sfasato dal solito, ecco. Ecco, ti faccio due domande che penso possano rispecchiare un po' rispetto a conoscendo la dogina che ci ha fatto la domanda iniziale. Quindi se una persona è già al pelo, quasi sottopeso, quindi è molto magrolina, soffre anche di cali di pressione, quindi è proprio, cioè, alta e magra, e invece se qualcun altro è bello tondeggiante, quindi ha il problema opposto, sarebbe il caso che per salute un paio di chili li perdesse, le due situazioni legate al pasto una volta che ho rispettato l'orario del Ramadan, come possono essere gestite? Questa è una mia domanda difficile. No, vabbè, allora, il tutto sta, se la persona è tanto magra, naturalmente cercare innanzitutto di mettere tutti quei grassi buoni, quindi possiamo anche approfittarne un po' di più, mettere qualche semino in più, frutta secca in più, qualche grasso anche ricco di omega 3 che comunque ci fanno bene. E le quantità, siamo attenti a non farle diventare troppo poco, comunque il nostro pasto, il nostro piatto di riso, pasta, couscous, cercare comunque di inserirlo e di mangiarlo, ecco. Quindi diciamo che facciamo attenzione da questo punto di vista, non bisogna mangiare troppo poco e rendiamo anche la colazione, chiamiamola colazione, un vero e proprio pasto a questo punto. Quindi molto più corposo, magari delle uova, magari mangiare come se fosse un vero e proprio pasto, in modo tale da non dimagrire, perché poi non è quello l'obiettivo. Benissimo, perfetto. Ti chiedo, le persone che invece, tornando all'altra domanda, cioè mi avevi fatto l'esempio opposto, i tondeggianti, naturalmente va bene un po' tutto, stiamo un po' attenti a non mettere magari durante il pasto principale
troppi grassi, magari siamo attenti comunque a suddividere un po' bene il tutto, però anche lì in genere è più la scelta di cibi sbagliati che il mangiare troppo. Quindi facciamo solo attenzione alla cosa che noi scegliamo di mangiare più che al resto, ecco. Benissimo, perfetto. E ricordiamo l'idratazione. Certo, l'idratazione vale per tutti, perché veramente se no, soprattutto se facesse più caldo, si rischia veramente anche magari di svenire o cose di questo tipo. Quindi anche frutta e verdura, mangiare in abbondanza in modo tale da avere i sali minerali giusti. Cioè, nel senso, ci sono tutta una serie di accortezze naturalmente da fare per cercare di non squilibrare il tutto, ecco. Benissimo. Allora, io chiederei se ci sono domande, dubbi, perplessità, incertezze sull'argomento digiuno. Nel frattempo chiederei a Francesca un recap, così noi facciamo il recap. Se capito tutti i punti che abbiamo toccato, rimangono dei dubbi, possiamo sanarli al momento, oppure possiamo prendere gli spunti positivi, come quello del cibi infiammatori e anche vari sistemi. Il cibo infiammatorio è un bel tema, è proprio, è anche carino. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E quindi mi raccomando, direi mega recap. Francesca, ti senti pronta? Vabbè, aspetta che mi giro anche la telecamera su Instagram. Ok, perfetto. Ci sono. Allora, quindi, per fare il punto della situazione, cosa abbiamo scoperto oggi? Che esistono diversi tipi di digiuno. Per digiuno non si intende in realtà il non mangiare proprio durante la giornata, ma ci sono appunto la dieta minima digiuno, che è una dieta in cui si introducono all'incirca quelle 800 calorie, date per lo più da grassi e da verdura, oppure dai prodotti appunto che Walter Longo, che è stato l'ideatore di questa dieta, mette a disposizione, quindi una specie di kit dove ci sono un po' tutte le cose di cui il nostro corpo ha bisogno. Gli esperimenti sono stati fatti sui topi, quindi sugli uomini non ci sono proprio dati precisi, bisognerebbe fare ulteriori studi, diciamo, anche se è un po' difficile da fare, la dieta dura quei 5 giorni. Dopo questi 5 giorni, piano piano si tratta di reintrodurre piano piano i vari tipi di alimenti, e si fa più o meno, per una persona sana, 2 volte l'anno. I benefici quali sono? Quindi i benefici sono essenzialmente una rigenerazione delle cellule, quindi c'è una minor propensione al minor rischio di sviluppare tumore, c'è una sensibilità maggiore all'insulina, quindi minor rischio di sviluppare il diabete. E comunque si è visto anche, perché per quanto riguarda le malattie autoimmuni, anche in quello abbiamo un minor rischio di svilupparle. Questa è per la dieta minima digiuno, le cose importanti da sapere. Per quanto riguarda invece il digiuno intermittente, ci sono diversi tipi di digiuno intermittente, e quando parliamo di digiuno intermittente non parliamo di un vero e proprio digiuno anche qui, ma parliamo di un'alimentazione temporizzata. Quindi io mangio in 8 ore, ad esempio, e 16 ore digiuno. Quindi questo è il classico, quello più utilizzato come intermittente, 16-8. Una volta fatto appunto il digiuno, anche lì piano piano devo capire un po' in base alla persona se è caso cosa introdurre e quanto introdurre. Non bisogna fare una dieta durante l'arco della giornata troppo restrittiva, né una che cede perché magari ho fame dal pasto precedente. Quindi o per ogni persona c'è la soluzione ideale, e magari non è per tutti questo tipo di dieta. Quindi ricordiamo anche, per chi non è, sia la minima digiuno che il digiuno intermittente non va bene, sia per appunto donne in gravidanza, un allattamento, bambini da lasciare fuori, anziani, magari persone, anche donne che sono sotto ciclo, magari non è il momento giusto per farlo, persone con particolari patologie, bisogna naturalmente sempre vedere, sempre chiedere anche consiglio al medico. Altra cosa da dire, quindi anche qui abbiamo una maggiore sensibilità insulinica a parità di calorie
a volte si ha comunque, rispetto alla dieta mediterranea, si ha comunque un effetto positivo perché si ha un cambiamento e quindi il nostro corpo cerca di attuare un attimino, stare un po' più in guardia all'alimentazione che ha seguito finora e quindi riesce a bypassare, ad avere quella spinta in più per poter magari metabolizzare meglio determinati tipi di alimenti. Quindi questo è tutto, non facciamo diete troppo restrittive perché se no abbiamo catabolismo muscolare e perché magari poi possiamo sentirci deboli durante la giornata. Per quanto riguarda invece il Ramadan, allora, cos'è di fondamentale importanza? È quello, la cosa principale è quella di rimanere idratati. Quindi attenzione a cibi in salamoia, attenzione all'utilizzo del dado, attenzione all'uso del sale, attenzione a cibi magari un po' troppo elaborati, troppo fritti, che magari anche lì richiamano acqua, anche perché magari vengono poi di nuovo conditi con sale. Attenti alle bevande anche che possono essere diuretiche perché anche quelle poi possono portare a disidratarci, quindi attenzione al caffè, al tè o alla Coca-Cola, cose di questo tipo. Poi, non troppi zuccheri semplici perché naturalmente io ho bisogno di avere le energie sufficienti per tutta la giornata, va bene un po' di zuccheri semplici giusto all'inizio, quindi con dei datteri magari subito appena esco dal periodo di digiuno, però poi per il resto della giornata meglio degli zuccheri complessi che così riescono a farmi mantenere la glicemia un po' più stabile. Mi raccomando, mangiate anche una buona fonte di verdure in modo tale da avere comunque sia i minerali e le vitamine sufficienti, anche perché magari se fa caldo con il sudore si tende anche un attimino a perdere questi sali minerali. Mettete sempre una fonte di proteine, magari cercate di inserire anche delle zuppe in modo tale da introdurre anche qui l'alimentazione un po' di acqua in più e basta, più o meno dovremmo esserci, mi sembra di aver detto tutto. Colazione, quindi fate sempre due pasti, non solo quello della cena ma anche il SOR, mi sembra che si chiami, quindi al mattino, perché è importante per cercare di distribuire un po' meglio le calorie della giornata e per avere un po' le energie sufficienti per percorrere tutta la giornata, ecco. Dovrei esserci. Benissimo. Bravissima, io ho colto l'occasione anche per guardare un attimino il caricamento dello yoga, portate pazienza, sarà qualche minuto in ritardo perché la connessione di Villar, ahimè, è quella che è e quindi la pioggia non ha aiutato, quindi arriverà con qualche minuto di ritardo, ma Raffaella vi ha già comunicato tutto. Sono andata anche in diretta con il recap su Instagram, sulla pagina del dojo, così almeno hanno anche loro il recappino. Vi ricordo comunque che il contenuto viene salvato sia qui, sia su YouTube, sul nostro canale YouTube, se non vi siete ancora iscritti vi invito a iscrivervi, e sulla piattaforma che è sottotesto, quindi stiamo scoprendo nuove robe, stiamo costruendo un piccolo dojo online. Allora, vi invito a farci sapere se ci siete, come è andata questa mega direttona, se sentite dei tump sono io che sposto la mia tazzotta. Quindi grazie Francesca, sei stata molto chiara, la diretta mi è piaciuta molto. Io faccio vedere al popolo di Facebook la tazzotta sempre a tema, che ormai è la tazza di Francesca, lo sapete. Sì. Quindi dubbi, perplessità, incertezze, mi raccomando, siete ancora in tempo a farli adesso, ma per la prossima puntata. Quindi abbiamo ancora in ballo in realtà una puntata già pronta, che è quella sulle vitamine, su cui ci sarà uno zoom importante, scusate mo i miei timer che suonano, uno zoom importante sulla D e la C, quindi mi raccomando, se avete già domande, fatecele e Francesca le integra già con le specificità, perché sono tutti argomentoni giganteschi. Enormi, sulla vitamina D soprattutto, cioè il mondo nell'ultimo periodo viene quasi considerata come un ormone addirittura, quindi c'è davvero tanta roba da dire. Quindi mi raccomando, se volete scendere nello specifico, aiutateci a rispondere ai vostri quesiti, quindi fateceli, mi raccomando. Abbiamo anche questo nuovo spunto sui cibi infiammatori e sulle patologie ad essi possibilmente legati, quindi
altro mega argomentone gigantesco. Anche qui aiutateci a darci gli spunti. Direi che possiamo andare in chiusura. Vi invito a dire un mega grazie qui a Francesca, perché i nostri professionisti partecipano a questo progetto dell'emergenza, quindi rubriche per gestire l'emergenza che stiamo vivendo nel migliore dei modi, con più strumenti possibili. Quindi ringraziate Francesca, nel frattempo lo faccio anch'io. Grazie mille Francesca. Grazie a te. Grazie a te. Allora, anche quelli che sei di Instagram, che adesso come al solito è passata l'ora, quindi mi bloccano, quindi un saluto a tutti. Molto bene, perfetto. Sì, perché ogni piattaforma sapete che ha le sue robe, quindi dobbiamo un attimino tenere d'occhio 2, 3, 4.000 cose. È abbastanza difficile, quindi se uno non è tanto social inizia a diventare un po' complicato, però. Ecco, diciamo che a chi dei nostri allievi ci dice ma io sono poco social, ecco. Anche noi vorremmo essere, ormai. Ormai è andata, anche noi lo eravamo, io con la mia privacy andavo d'accordissimo. Diciamo che per andare incontro a quella che è anche la bellezza del poter comunicare, perché se non ci fosse internet... Ah, certo. Immaginatevi un po' i 3 mesi di quarantena quasi, come li avremmo vissuti, quindi prendiamo il meglio che abbiamo e lo gestiamo al meglio. Quindi grazie anche da Jasmine, grazie anche da Simone e da Raffaella. Benissimo, ci siamo, perfetto. Bene, Francesca, andiamo in chiusura, ti ringrazio tanto, ti saluto e ti do appuntamento allora alla prossima settimana. Le vitamine. Esattamente, sulle vitamine. Mi raccomando, dubbi, perplessità, incertezze o nei commentini o al numero del dojo. Ciao Francesca. Ciao. Allora, eccoci qui. Allora, super mega puntatona, sapete che Francesca ci dà anche i punti trattati nella piccola immaginina mega riassuntiva, in maniera da capire anche quando e come poter recuperare la puntata, che cosa mi può servire, che cosa mi può interessare. Io vi metto il timing degli argomenti di oggi, perché ci sono state domande specifiche e quindi è anche giusto che le persone vadano a prendersi l'argomento specifico. Vi mando un super mega bacione, vado a vedere il caricamento della mia povera lezione di Yoga Soft H.E. Super mega bacione, ci vediamo domani appuntamento, rubrica Semini di Benessere con la nostra naturopata, parleremo degli oli essenziali e del sonno. Quindi di tutto il mondo del sonno in supervisione positiva, quindi occuparci del nostro sonno in maniera competente e consapevole con gli oli essenziali. Quindi vi invito a di nuovo a ragionare un attimino su quello che potrebbe essere utile per voi, farci le domande al numero del dojo in maniera che possiamo rispondervi in maniera specifica. Faremo anche una piccola parte su: ma se io non so dove prendere gli oli essenziali, perché giustamente Sasha mi dice che non sono tutti uguali, alcune etichette non sono chiare, alcuni li raccolgono i fiorellini in mezzo alla strada sulla tangenziale, quindi mi raccomando, siamo aperti anche a quel capitolo lì, stiamo cercando di organizzarci anche su questo. Dojo della Valle c'è, noi ci siamo, e voi? Mi raccomando, mettetemi piaccino, commentate soprattutto perché vogliamo sapere come state trovando gli argomenti e cosa volete sapere nei prossimi appuntamenti. Invitate al gruppo qua sopra e sarà compito mio dare il mio miglior benvenuto a loro e spiegargli un po' questo magico mondo di benessere dojo, come funziona. Super mega bacione, buona serata, ci vediamo domani. Minuto di allenamento alle 10.30 con Gabriel e alle 15 rubrica di Semini di Benessere con Sasha. Oli essenziali e Nanna. Bacioni e dojini.